Alla reception dell'hotel mi aspettavo un messaggio di DD. Aveva saputo che un certo dottor Dramish aveva recuperato illegalmente i corpi di Lagrange e Marcos per fargli l'autopsia. Riflettendo su tutte queste notizie, mi domandai se era stato prudente ritornare all'hotel, visto che mi stavano cercando sbirri e assassini. La mia sensazione si rivelò fondata quando la receptionist mi avvertì dell'improvviso arrivo dell'ispettore Van Dahl. Era lì per una perquisizione. Avevo poco tempo per nascondere gli oggetti compromettenti. Chiesi alla receptionist di trattenere l'ispettore per qualche minuto e riacquistai il mio sangue freddo. Mi serviva per trovare dei nascondigli a prova di bomba. Ho solo pochi secondi per nascondere gli oggetti compromettenti che ho nelle tasche. Non c'è un granché in questo bar. Ah, finalmente un piccolo conforto. Il falso distintivo di polizia di Marcos scivola perfettamente dietro l'etichetta. È geniale come nascondiglio. Se la nascondo qui, forse riesco a salvare la perla dalla perquisizione. L'ispettore Van Dahl piombò nella camera come un mastino ringhioso sull'osso. Era risalito a me e gli mancava solo il corpo del reato per potermi accusare dell'omicidio di Marcos. Non avevo vie di scampo. Corrispondevo troppo all'identikit e lui non amava i giornalisti impiccioni. Mi perquisì senza troppi riguardi e, eccitato dall'idea di sbattermi per 30 anni al fresco, arraffò tutto ciò che gli poteva tornare utile. Vediamo che cosa riesco a trovare. Sei riuscito a sbarazzarti di tutti gli indizi, ma non finisce qui, chiaro? Ero riuscito a guadagnare tempo, ma come sarebbe andata a finire? Furioso per non avere trovato nulla di compromettente, ma convinto della mia colpevolezza, Van Dahl si vide obbligato ad usare metodi poco ortodossi per sistemare la faccenda. Capii che sarei stato finito se non avessi trovato in fretta una soluzione semplice ed efficace. Salta dentro, vedrai che starai comodo. Se torno là dentro sono fottuto. Ehi, brutto bastardo, la mia... Mi dispiace. La guerra è guerra, amico. Questo fetente di ispettore non avrebbe esitato a farmi fuori. Era chiaro. Qualcuno delle alte sfere che manovrava il poliziotto ci teneva ad eliminarmi senza troppo clamore. Non poteva che essere Kevork, il terzo uomo dell'elite. Dovevo smascherarlo senza perdere tanto tempo. Questa posta è arrivata stamattina. L'acqua è evaporata, non ce n'è più nella caffettiera.
Ora il messaggio di Max è nascosto in mezzo alla posta. Oh, c'è uno sbirro che sta interrogando Freddy sull'omicidio di Marcos. E ha tutta l'aria di voler fare una perquisizione approfondita dell'ufficio. Mio Dio, che fare? Con fare sicuro, Ada diede al mio amico Freddy la posta nella quale aveva nascosto il mio messaggio. Dando loro un veloce colpo d'occhio, l'ispettore si assicurò che tutte le buste fossero ben sigillate, poi si lasciò distrarre dalle smancerie della mia affascinante complice. Lei sapeva bene come accendere gli istinti primitivi di un uomo. Freddy ebbe così tutto il tempo di scoprire il contenuto del mio messaggio. Poi consegnò ad Ada un certo dossier verde che conteneva le foto sviluppate. Ora però bisognava farle uscire dall'ufficio. Approfittando del fatto che l'ispettore non aveva occhi che per la scollatura di Ada, Freddy ebbe la prontezza di spirito di far scivolare il contenuto del dossier verde nelle tasche dell'impermeabile del poliziotto. Freddy chiese ad Ada di preparare il caffè. Gli era venuta un'idea su come recuperare le foto dall'impermeabile dell'ispettore. Ora Ada aveva un pretesto per uscire dall'ufficio. Ada ebbe la prontezza di spirito di rovesciare il caffè sull'impermeabile dell'ispettore Vandal. Che sfacciata, se ci ripenso. Ada insistette per portare fuori l'impermeabile a pulire. Recuperò così non solo le mie foto, ma anche un biglietto da visita e delle caramelle di cui il poliziotto andava matto. Entrambi ci eravamo imbattuti nell'ispettore Vandal, ed entrambi eravamo riusciti a sfuggirgli. Ma ora Ada aveva sfiorato la perfezione. Una ragazza così sveglia che riesce a fregare un tipo come Vandal non la si trova tutti i giorni. Ero così contento che sembravo un cane bastonato che non vede la padrona da 10 giorni. Avevo recuperato foto che tutti cercavano come matti. Non mi restava che recuperare i microfilm. Sì, quelli che il misterioso dottor Dramish aveva estratto dai 2 cadaveri. Sapevo che nel frattempo il losco figuro stava assistendo alla sepoltura di Marcos. Mi incaricai di trattenerlo in modo che Ada frugasse nel suo laboratorio privato.